Lecce Cremonese 2-2 il giorno dopo di questa partita. Un Lecce che si è presentato a Piedelmare con un ritrovato Taxidis che ha preso in mano la cabina di regia come è duopo per un giocatore del suo livello, almeno in questa categoria, e ha gestito la manovra nel primo tempo molto bene. In attacco Corini, a differenza di quanto avevamo prospettato, avevamo sperato, si è presentato comunque con un attacco a tre, con un Falco defilato, con un Listoschi dall'altra parte e come centravanti questa volta Coda, visto che Stepinski evidentemente aveva disatteso le aspettative contro il Brescia. Pronti via, un Lecce propositivo, un Lecce voglioso, un Lecce però sterile in avanti, con il solito problema di Coda, un po' isolato, tanto che ha fatto pochissimo durante tutto l'arco del primo tempo. Un Lecce quindi quasi inconcludente, se poi mettiamo che Listoschi si è fatto male e che al suo posto è entrato Paganini per un ancora più abbottonato 4-4-2, vedete che il Lecce ha continuato a giocare in maniera sterile, con una, come dire, improvvisamente ha subito il gol in maniera sfortunata per una deviazione su calcio di punizione, e lì qualche certezza è crollata. Il Lecce che veniva da una sconfitta netta contro il Brescia per 3-0, che subisce il gol dell'1-0 in casa a metà del primo tempo, evidentemente lì all'improvviso le certezze degli stessi giocatori sono calate, tanto che a stretto giro il Lecce ha subito un altro gol, sempre per un errore di posizionamento della difesa, in questo caso particolarmente di Zuta, che si è fatto sfuggire l'avversario. E lì il Lecce non ha più connesso. Dal aver subito il secondo gol sino alla fine del primo tempo è stato un Lecce veramente imbarazzante. I telecronisti stessi si spiegavano il motivo, visto che a loro dire l'organico della nostra squadra è tra gli organici più importanti della Serie B. Loro stessi non si spiegavano il motivo per il quale fossimo 2-0 quando ancora doveva finire il primo tempo. Nel secondo tempo finalmente Corini ha capito che evidentemente quel tipo di attacco non poteva funzionare. L'ennesima sperimentazione di quel tipo di attacco era andata perduta, e quindi ha finalmente messo Falco come trequartista e Stepinski al posto di Maier, passando a un 4-3-1-2 che ha dato i suoi frutti immediatamente. Non solo, ma il Lecce è sceso finalmente con il piglio che conosciamo, con la determinazione, con la voglia, con la capacità di soffrire che è tipica della nostra squadra e che conosciamo a menadito, e questo ha fatto sì che il Lecce potesse accorciare le distanze immediatamente dopo l'inizio del secondo tempo e a insistere macinando azioni d'attacco, allargando in fronte offensivo con un Ajapong da una parte, Zuta dall'altra, che appunto allargavano la difesa avversaria. C'erano dei punti di riferimento in attacco, gli attaccanti erano più vicini, dialogavano, fraseggiavano, tanto che da un loro fraseggio, tra Stepinski e Coda, è arrivato appunto il gol di un Coda che finalmente si è sbloccato, tanto che dopo aver segnato Coda è sembrato quasi tarantolato, si è distinto per altre azioni da gol che però sfortunatamente non si sono trasformate effettivamente in gol. Lì
però abbiamo comunque sofferto. Avremmo dovuto continuare ad avere il pallino in mano del gioco senza rischiare, eppure abbiamo rischiato e nemmeno poco, perché il subentrato Ciofani ha fatto un paio di azioni pericolosissime e soltanto il migliore Gabriel è riuscito a sventare queste occasioni. In entrambe le occasioni Lugioni ha sbagliato il posizionamento e ha fatto sì che Ciofani potesse calciare e quindi creare non pochi problemi al nostro portiere. Nel finale l'ingresso di Calderoni al posto di uno Zuta che era molto stanco e che stava facendo un po' di confusione lì sulla sua fascia di pertinenza. Finalmente Zuta ha giocato tutta la partita sulla fascia sinistra, a differenza di quanto avessimo visto nelle altre sue uscite. Un Calderoni che ha iniettato ancora un po' di fiducia, ha fatto da fluidificante, ha spinto come voleva Corini e questa cosa ha dato i suoi frutti con l'ultima occasione che sarebbe significata per il Lecce la vittoria. Una vittoria che col seno del poi sarebbe stata meritata. Una partita che ci ha riconsegnato il Lecce che volevamo da un punto di vista della determinazione, ma attenzione a non adagiarci sugli allori, perché stiamo parlando comunque di un pareggio contro una squadra contro la quale in casa avremmo dovuto vincere. Il primo tempo infatti è tutto da buttare, io non salverei niente, dobbiamo ripartire da quel brutto primo tempo e cercare di scendere la prossima volta in campo con il piglio giusto, ma soprattutto con una formazione migliore. L'ennesimo esperimento di un attacco a tre non si è rilevato essere positivo, molto meglio, così come abbiamo visto in spezzoni di partita precedenti, il Falco come trequartista a disegnare gioco e a proporre palle ai suoi colleghi attaccanti, meglio quindi un Falco dietro le punte e due punte pesanti come Listowski e Coda. Io vi ringrazio per aver avuto la pazienza di vedere questo video, ci sentiamo a brevissimo, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la notifica per ricevere i nuovi video. Io vi saluto e sempre Forza Lecce!